Buongiorno, siccome Manfredonia prima diceva che il film è nutrito anche di cinema, ecco, volevo sapere sia da lui che da lei, quali film ricorda? A me ha ricordato quei bravi ragazzi dell'inizio di Scorsese, poi non lo so. Che pellicola è stata adottata? Rompimento. Fassbinder, non ti ricordo. No, io penso invece che ho sentito dire tanti film in questi giorni in realtà noi poi avevamo difficoltà, sai che quando si presenta un film, si progetta un film, spesso uno ricorre a dei paragoni per raccontare che film c'ha in testa. E trovarne uno proprio preciso che raccontava che film avevamo in testa noi non ci riusciva, perché appunto tu dici quei bravi ragazzi, io ti posso dire, che ne so, Fantozzi, oppure, non so. Sì, entrando una persona mi ha detto indagine su un cittadino di sopra. Cioè, capisci che si può spaziare praticamente. Anche i Simpson. I Simpson, sì. Allora voglio dire che mi sembra interessante l'idea che si sente un sapore di riferimenti di cinema, però non è facile trovarli perché poi sono mischiati in una cosa che è autonoma, originale, speriamo molto originale. Ogni pezzo del film ha dei riferimenti, sì, certo c'è un po' questo sapore Sud America, un po' da malavita, poi c'è ogni tanto il western. Once upon a time in Arcore. Sì, ecco, questo è bellino. Diciamo più abbiamo pensato nelle singole scene a dei riferimenti che non a un riferimento per tutto il film, almeno io. Però poi Cetto è da sempre, non c'è problema, il programma dove è nato, Cetto la Qualunque, 8 anni fa, c'è questo carattere, questa diciamo determinazione nel raccontare, nel dire questa cosa. È chiaro che poi nel cinema, ma poi c'è sempre un po' stato, no? Questo boom, questo dire delle cose, quasi vergognarsi un secondo dopo di aver riso per quello che hai sentito. Però è una caratteristica, è un modo di. Anche quando non so, vi faccio io con un altro personaggio, Perego, che raccontava al nord, noi nella mia famiglia lavoriamo tutti, mio nonno ha fatto caprone piccolo, mio padre caprone grande, io caprone grandissimo, mio figlio si droga. Totum. A me fa molto ridere però. Cioè, quello che c'è dietro, vabbè, io l'ho scritto, ma quello che c'è dietro è perché si sa, no? Non si scopre lì. Qua non scopriamo niente. Per quello si lascia spazio, noi volevamo lasciare spazio. Ci veniva anche voglia però di raccontare, per esempio, il rapporto col figlio, in questo caso Davide Giordano, io è il punto, è veramente, è un momento per me molto importante perché è solo nella nuova generazione che noi possiamo trovare questo annientamento, questo però mi fa particolarmente ridere, cioè un padre, un figlio senza padre può prendere una brutta piega, adesso sono arrivato io. A me fa molto ridere, però è una questione di gusti, è una questione assoluta. È Eh? È arrivato Luigi Burruano, una divinità. Allora io sì. Che noi siamo siciliani, il bacio è da. Io Giulio, Piero, Sergio, Domenico, Nicola, Davide, Andrea, per noi lui è una divinità, questo. No, io mi scuso per il ritardo, ma perché ho doppiato. Nel senso, ho finito di doppiare il segreto dell'acqua di Manon Ferfanato. Però ho detto da Antonio, avendo poi accanto, anche se un po' più spossato, Rubini, che io reputo uno tra i più grandi attori europei. Dopo di me. Oh, finalmente una bella conferenza. E qui è con Antonio, con il quale io ho avuto l'onore di lavorare al primo film che lui ha fatto come regia, era anche di autore tuo, Sì, La fame e la che era La sete. fame e la sete. Quando mi sono sentito richiamare da Albanese, ho detto: porca miseria, allora si è ricordato, che tante volte. Ed è stato veramente un piacere. Perché noi tante volte diciamo lavorare è bello, eccetera, eccetera, però è anche faticoso. Lavorare con Albanese, lavorare con Rubini, lavorare con
il nostro regista Giulio Migliaccio, che ride, lo so, l'ho fatto forse, non si chiama Migliaccio. Come si chiama? Come? Brava, ok. Vedi che ci conoscono. No, perché questa Conte non parlo più. Ieri io sto girando, ho finito di fare il film, il questo Ben Bang, insomma eravamo in via Veneto, vado al bar perché c'erano ancora 10 minuti, vado al bar e dico un caffè, c'era una signorina bellissima e ragazzi io dico un caffè corretto e la signorina mi guarda perché uno è che si può ricordare, dice il viso mi è conosce, ma manco si può ricordare come mi chiama, dice ma io a lei la conosco, dico vabbè sì, se uno fa sempre piacere, sì sì, e allora lei chiama che era il barman, cioè quello con la giacca bianca con i gradi, cioè che è un generale, questo arriva e la signora dice ma lo conosce il signore, ma come l'ho detto Brass. Io sono caduto, perché uno si potrebbe pure nervosi, hanno le lacrime, basta, ho detto tutto. Ma come no, ho detto che aspettavamo questo momento da un anno e mezzo circa, andiamo avanti. Quindi, scusate, ma...